Tavolo a cui ho partecipato è il nuovo ruolo sociale dell'arte e di fatto siamo partiti dalla definizione appunto dell'arte sociale e di quali sia appunto, quali siano le possibili declinazioni di questo nuovo ruolo sociale. E dal mio punto di vista, io sono partito da una situazione contingente, si sono come dipanate due possibili strade. Da una parte artisti come per esempio l'esempio di Beatrice Catanzaro, che porta avanti da anni in Palestina una sua esperienza personale al di là del sistema dell'arte. Dall'altra invece vi sono artisti che portano avanti le proprie pratiche sociali all'interno del sistema, quindi a diretto contatto con le istituzioni. E questa seconda ipotesi è quella con cui io mi trovo corpo a corpo a sperimentare quotidianamente. E di fatto quello che ho testimoniato è da parte mia un po' un'esperienza particolare per cui mi trovo di fronte ogni giorno come a un campo minato, per cui evidentemente il desiderio di lavorare con le istituzioni riporta anche a una necessità. Ha una dichiarazione proprio di intenti, per cui a parer mio l'artista rivendica una responsabilità rispetto al proprio ruolo e rivendica una responsabilità proprio dell'utilizzo dello spazio pubblico del museo. Dall'altra le problematiche più diffuse sono proprio legate al fatto che i pubblici con cui abbiamo a che fare per pratiche precedenti, anche delle generazioni precedenti dall'estetica relazionale anche in poi, di fatto i pubblici si sentono in qualche modo abusati e quindi è molto difficile instaurare un rapporto di fiducia che porta poi a una condivisione di senso reale nella quotidianità. Quello che io penso oggi dobbiamo riattivare e al di fuori delle istituzioni e all'interno delle istituzioni è un desiderio reciproco di dialogo, di ascolto e di confronto. Questi sono i termini per ripensare al nuovo ruolo sociale dell'arte. Forse ti posso fare una domanda. Il tavolo di oggi era appunto legato al nuovo ruolo sociale Sì. dell'arte. Raccontavo in qualche modo il fatto che la mia generazione spesso si trova come in un campo minato, per cui rispetto a queste pratiche sociali partecipative, di fatto spesso ci troviamo di fronte a un pubblico che si sente abusato, una comunità che si sente in qualche modo utilizzata e quindi c'è molta diffidenza anche nel costruire un terreno comune di senso condiviso. E quindi la domanda che io ho posto agli altri partecipanti del tavolo, e mi piacerebbe porre anche a te ora, quali sono gli strumenti che oggi si possono utilizzare per ripensare a un nuovo ruolo sociale dell'arte, perché non sia semplicemente messo in atto un prelievo? Sì, in realtà sono due problemi secondo me che vanno distinti, perché per me personalmente il ruolo sociale dell'arte ha comunque a che fare con un suo potenziale liberatorio che è indipendente dai contenuti o dalla specifica contestualizzazione di un lavoro, cioè non è che necessariamente un lavoro per avere una funzione sociale deve riferirsi ad un determinato settore sociale, a una determinata istanza sociale, a un determinato problema o disagio. Relativa a una Specifico. comunità o a una questione, a un quartiere o a una situazione di qualsiasi genere. Quindi il problema del ruolo sociale dell'arte ha a che fare, secondo me, col suo potenziale di liberazione rispetto agli standard, ai pregiudizi, alle limitazioni che le ideologie, le dominazioni, la politica, le religioni, tutto, diciamo, impone. Gli schemi, diciamo, di cui ovviamente tentiamo non tanto di liberarci in senso assoluto quanto di mettere in discussione per poter semplicemente esercitare e far funzionare il nostro cervello in un modo più complesso, più articolato, più aperto. E questo è un problema, quindi diciamo una questione più ampia, per così dire. La questione dell'arte che si cala direttamente, diciamo, nel contesto, cioè che trova il suo proprio senso, il suo contenuto, il suo materiale, se vuoi, nei rapporti, nelle relazioni sociali, è
è un'altra questione, ovviamente. Allora è chiaro che quando il materiale del tuo lavoro diventano le persone, inevitabilmente ti troverai di fronte a una resistenza, che è la stessa resistenza che oppone il legno all'intaglio, il ferro alla lavorazione entropica, dici. Una resistenza proprio insita nel concetto stesso di materiale. Io francamente tenterei di bypassare il problema, diciamo, morale. Allora, non è tanto perché secondo me l'idea di che è negativo il fatto che uno usa un'altra persona, secondo me va anche molto smitizzato, perché la relazione è usarsi. Per esempio, amare un'altra persona non è usare di lei, è usare ai fini di ricevere piacere. Ma il punto sta, e proprio questo esempio dell'amore secondo me lo chiarisce bene, nel mettersi in gioco alla pari. Allora, quando l'artista riesce a mettersi in gioco alla pari, così come quando l'amante riesce a mettersi in gioco alla pari con l'amato o con l'amata, si crea un rapporto. Così l'artista, per riuscire a creare un rapporto con gli altri, con le persone, come materiale del suo lavoro, ha questo compito, che è anche una necessità, di mettersi in gioco direttamente. Allora io ho l'impressione, che non garantisce assolutamente che il progetto possa funzionare, però è l'unica arma, l'unico strumento che io conosco, è proprio quello di manifestare nei confronti degli altri il massimo di apertura e di effettiva, non fittizia, non a chiacchiere, effettiva messa in gioco personale. Anche una chiarezza di intenti e trasparenza, certo, rispetto. Certo. Io la domanda che pongo sempre, ma non solo agli artisti che utilizzano questa pratica in generale, è qual è la tua spinta personale che ti porta a utilizzare questi strumenti piuttosto che altri. È vero che tu, ho compreso bene quando tu parli di materiale, e condivido quello di cui parli. In realtà è anche chiaro che questo è un materiale speciale, perché ha a che fare con la vita delle persone, certo, di fatto. E allora la mia domanda è: qual è la motivazione che ti porta a lavorare con questo materiale piuttosto che con un altro? Ma guarda, io penso che appunto l'artista ha questo grandissimo privilegio di poter considerare quasi tutto il possibile come potenziale terreno del proprio lavoro, no? Cioè, noi facciamo una professione che ha un terreno sconfinato, questa è la cosa meravigliosa di questo lavoro che noi facciamo. E quindi io, per esempio, lavoro spesso con gli altri, ma lavoro spessissimo, cioè io ho fatto le performance in totale isolamento, insomma, stando senza dormire, ho chiuso una settimana, cioè ho fatto tante cose che non consideravano in nessun modo l'altro, se non come presenza immaginaria. E quello che mi porta, secondo me, è una curiosità che è la stessa che alla fine, quando vedi, non lo so, dico per dire, una chiesa barocca a Lecce, no? In cui c'hai questa pietra scolpita dall'uomo, ma anche dal vento, ma anche dall'aria, c'hai una curiosità di capire ma che cos'è questo materiale, come funziona questo rapporto fra questo materiale e gli agenti che lo modificano. E così ti può venire, oppure quando ti viene il desiderio di conoscere una persona perché ti piace, perché una persona ti piace, oppure al contrario, ti può venire il desiderio di conoscerla perché ti inquieta, ti crea, no? Una qualche forma di... ti smuove qualcosa. Ecco, questa curiosità è sempre più o meno sempre la stessa, secondo me. Quindi quello che porta un artista a volere lavorare nel sociale, come si dice, ed è giusto che sia così, voglio dire, deve essere in qualche modo così, è una sincera, autentica curiosità verso quel contesto. È una questione di desiderio, sì. Ma di fatto, se il desiderio non è reciproco, è come tu poco fa facevi riferimento alla relazione amorosa, di fatto è come una relazione che non è, certo, reciproca. Certo, ci sta, ma tanto uno ci prova lo stesso. È uno scambio. Quante che volte ci hai provato a andare a bianco? Certo. Tante volte, cioè, fa parte della storia. E il fallimento fa parte. E il fallimento fa parte. E la natura della relazione. Assolutamente, non bisogna perdere, anzi, addirittura questo mestiere di artista ha questo altro privilegio ancora, che è la possibilità di trarre giovamento dal fallimento e farlo diventare opera a sua volta. A sua volta, io ho fatto recentemente una retrospettiva
di tutte le opere che hanno fatto nel passato e che erano considerate sbagliate, rotte, e che quindi non avevo mai esposto perché l'avevo nascosta e mi vergognavo, no? Erano opere da vergognarsi, non infatti riuscite. Si chiama le opere neglette. Sì, la retrospettiva fatta hanno delle opere neglette. Senso, le ho messe tutte insieme, sono diventato un lavoro che è una retrospettiva. Tra loro, certo. Quindi questo io lo trovo straordinario, cioè la possibilità di dare senso al fallimento, alla vergogna. Perché spesso non è contemplato il fallimento in ambito accademico o istituzionale, quando viene visto sempre con diffidenza. È questa la trappola, per cui rispetto al discorso che si faceva in precedenza, anche ci viene chiesto di operare al di fuori dal sistema, all'interno del sistema, capire quali strumenti può utilizzare. È chiaro che anche se scegli di lavorare all'interno dell'istituzione, perché di fatto pensi che l'istituzione abbia una responsabilità, l'artista ha una responsabilità rispetto al proprio ruolo, però anche l'istituzione ha una responsabilità rispetto appunto alla propria funzione pubblica, è chiaro che il fallimento non può essere semplicemente qualcosa a cui vedere con diffidenza, ma può essere assolutamente una possibilità rigenerativa per provare altre strade. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo.